Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo trust test dell'RC Benchmark. Si tratta del modello 1520, se volete acquistarlo lo trovate direttamente nel sito rcbenchmark.com, vi lascio il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la base, due piastre per i motori, la scheda madre, la cella di carico e la viteria per assemblarlo. Troviamo anche del cavo 12AVG, un cavo USB e il manuale di istruzioni. Le parti in metallo risultano ben rifinite e lavorate, mentre la scheda ha un layout pulito con stampate le indicazioni per collegare tutti i componenti. Ora assembliamo il truss stand. Prendiamo due viti lunghe, due rondelle e due distanziali. Teniamo la scheda rivolta in questo modo e infiliamo le viti con le rondelle. Dopo infiliamo i distanziali e le inseriamo nella base. Prendiamo la cella di carico con la freccia rivolta in avanti, la ruotiamo e la fissiamo alla base in questo modo. Colleghiamo il cavo servo della cella di carico alla scheda, l'orientamento non è importante. Prendiamo le due viti piccole e fissiamo il supporto motore, per i droni racing quello piccolo va bene. Perfetto, l'RC Benchmark 1520 è assemblato. Per rendere operativo il nostro trust test ci servirà un motore, un ESC ed un connettore XT60 per collegare la batteria. Vediamo le caratteristiche tecniche di questo RC Benchmark 1520. La spinta massima che possiamo misurare è di 5 kg, decisamente oltre quello che un motore di un mini quad può fare. Possiamo alimentare il trust stand fino ad un massimo di 35 V, quindi con batterie fino a 8 celle. Anche qui siamo ben oltre lo scenario tipico di utilizzo per un drone FPV, che solitamente viene alimentato con batterie da 4 a 6 celle. Possiamo misurare la corrente fino a un massimo di 40 A. A prima vista questo valore potrebbe sembrare basso per i motori più spinti. Tuttavia ho avuto modo di parlare con il reparto tecnico di RC Benchmark e mi hanno spiegato che la soglia dei 40 A è un valore molto conservativo. Il modello 1520 è stato progettato per misurare valori più alti, quindi 40 A è una soglia minima di sicurezza. Per utilizzare il nostro trust test è necessario scaricare il software dal sito rcbenchmark.com, vi lascio il link in descrizione. Scorriamo verso il basso e scarichiamo e installiamo la versione adatta al nostro sistema operativo. Io ho Windows, quindi scarico questa. Una volta avviato il software, la prima cosa da fare è aggiornare il firmware della scheda. Clicchiamo qui per aggiornare. Perfetto, aggiornamento riuscito. Un'altra operazione da fare è calibrare il trust test. Andiamo su Utility e clicchiamo qui per calibrare. Abbiamo due opzioni, o usiamo i dati di fabbrica stampati sulla cella di carico, o se preferiamo usiamo un peso compreso tra 50 grammi e 5 kg. A me sembra più semplice usare lo sticker della cella di carico, quindi procedo in questa direzione, inserendo il valore riportato sul mio modello. Perfetto, calibrazione riuscita. In questa pagina abbiamo dei valori di sicurezza. Se questi valori vengono superati, il sistema si ferma. Manual Control è la pagina principale che usiamo durante i test. Attiviamo l'ESC e muoviamo l'indicatore per aumentare il throttle. Possiamo usare anche la tastiera per muoverci ad intervalli di 100 punti. Una funzione molto utile per la sicurezza è che premendo la barra spaziatrice il throttle viene immediatamente azzerato. In questa sezione possiamo salvare i risultati dei nostri test in un file CSV per consultarli o condividerli. Qui spuntiamo i valori che vogliamo visualizzare in tempo reale. In particolare il nostro RC Benchmark 1520 misura i giri al minuto, la spinta, la potenza degli ESC e l'efficienza, che è un dato ricavato tra spinta e Watt. In conclusione devo dire di essere rimasto molto soddisfatto da questo trust stand 1520. RC Benchmark è rinomata per creare prodotti affidabili e di ottima qualità e grazie a questo strumento sarò in grado di testare motori, eliche e batterie in maniera molto precisa.
Poter monitorare e registrare i dati dei test in tempo reale e direttamente dal PC è una caratteristica decisamente comoda. Sia il software che il firmware del tester vengono aggiornati regolarmente, introducendo novità release dopo release. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che per usarlo dobbiamo fissarlo al banco di lavoro o crearci una base come ho fatto io. Tutto sommato comunque non è un problema di grosso conto. Questa era la mia recensione dell'RC Benchmark 1520. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link affiliati. Trovate l'elenco in descrizione.